Devastazioni in centro, Molotov in corso Buenos Aires, un assalto al palazzo della regione respinto coi lacrimogeni, un agente lievemente ferito e 28 persone portate in questura a fine serata. La protesta contro il coprifuoco infiltrata da ultra, anarchici ed esponenti dei centri sociali è deflagrata nei giorni scorsi al calar della sera. Atti che a detta dei milanesi sono assolutamente da condannare e per questo i cittadini del capoluogo lombardo si dissociano dalle proteste violente. Bensì appoggiano quelle pacifiche. Cosa ne pensa di queste ultime proteste violente che sono avvenute a Milano? Se le condanna, insomma, da che parte sta? Sì. Io condanno la violenza, ma è giusto il senso. Condanno sempre la violenza, però, perché le proteste devono essere pacifiche. La gente deve poter protestare e dalla parte della ragione non bisogna passare alla parte del torto. Assolutamente condanna. Perché? Perché non si fa così. Protestare sì, ma pacificamente. Certo, assolutamente. Cioè, sono comunque atti che non dovrebbero essere fatti, cioè sicuramente se protesti contro i negozi e distruggi il negozio non è la protesta giusta, questo è il mio pensiero. Protestare sì, ma pacificamente. Esatto, ovviamente. Quindi andare a distruggere il negozio di cui uno già ha già dei problemi, perché in questo periodo ha già dei problemi, se vai anche a distruggere il negozio a lui, lui avrà dei problemi sicuramente ulteriori a quelli che ha già. La protesta va bene, ovvio, c'è disagio. Quella violenta, no. Io sono sempre qui a Milano da sempre e la protesta violenta così è sempre di destra, arriva da lì, cioè non è che ci sia molto da... Colgono qualunque occasione per mostrarsi. Sicuramente ci sono dei facinorosi che si mettono in mezzo per fare confusione, però il popolo è esasperato, quindi non sono da condannare, sono da condannare i facinorosi, ma non da condannare le proteste. Si può chiudere, si possono chiudere le città, i ristoratori, i bar, i ristoranti che hanno già investito per avere tutte le varie modifiche che avevano chiesto ai tempi, e questi metti in terra centinaia di persone, se non migliaia. Quindi manifestare sì, ma pacificamente. Manifestare sì pacificamente, anche se penso che questo governo con le manifestazioni pacifiche che hanno fatto fino adesso non ottieni niente, quindi un po' energico, non certo sfondando le vetrine né andando contro la polizia, però che siano energiche queste manifestazioni e di disturbo, quindi occupare le magazzine, allora sì, io sono d'accordo. Ah, io credo che chi vuole essere delinquente trova sempre il pretesto per esserlo, è quello il brutto, perché poi invece tutte le persone per bene che stanno scomparendo, Milano sta chiudendo tutto e se chiude Milano non oso immaginare le altre città, purtroppo si paga questa cosa, queste persone che si infiltrano per motivi che non hanno niente a che vedere, credo, con la crisi attuale.